Club Arezzo Volleyball Academy ha presentato ufficialmente alla città e all'amministrazione comunale il proprio progetto sportivo e le attività che la vedranno impegnata nella nuova stagione. Anche se nata lo scorso giugno, la società aretina vanta già successi e importanti collaborazioni, prime fra tutte quelle con le punte diamanti del volley nazionale, il campione Enrico Zampetti, capitano in guida della prima squadra, e Mirko Morelli, coach per la Serie C. Club Arezzo non è solo sport agonistico, ma anche formazione grazie alla neonata Accademia di Pallavolo Maschile Aretina. Tante le attività che vedranno protagonisti un centinaio di ragazzi con il sodalizio aretino del presidente Daniele Mattioli. Siamo partiti in quarta, nonostante che siamo una squadra nuova, quindi ci presenteremo su praticamente tutti i tipi di campionati che si possono affrontare, quindi da quelli giovanili dove avremo under 12, under 13, under 16, insomma un mix di età di ragazzi che hanno iniziato da poco. Abbiamo anche se non effettuano dei veri e propri campionati, bambini anche più piccoli che addirittura dai 5 fino ai 10 anni si stanno già allenando. Poi abbiamo due prime divisioni dove abbiamo un mix di giovani che hanno voglia di giocare e comunque non solo nei campionati giovanili, ma anche di provare un'esperienza di un campionato comunque un pochino diciamo, più impegnativo e mischiati appunto a giocatori di esperienza che noi speriamo gli diano anche un po', no? Quella malizia e quell'esperienza che comunque a 16 anni fa comodo cominciare ad imparare. Per poi chiaramente il campionato più impegnativo che è quello di Serie C, dove abbiamo la fortuna di avere giocatori che sono venuti un po' da tutta la provincia aretina a giocare da noi e ci daranno modo, speriamo, di fare un campionato ad altissimo livello, anche grazie al coach Mirko Morelli, che anche lui è una persona, insomma, che nel passato ha allenato categorie molto superiori alla Serie C. E quindi niente, l'obiettivo dichiarato è quello di riportare gente in palestra, spettacolo e voglia di pallavolo. Chiaro che ci farebbe molto piacere, speriamo di arrivare insomma in zona playoff, perché in Serie C quest'anno sarebbe un grosso risultato come primo anno per noi, sarebbe ecco, una bella soddisfazione. Dove si svolgerà la vostra attività? E intanto, se è possibile, avere anche un dato sul numero di tesserati. Allora, la prima squadra giocherà al Maccagnolo che ci è stato concesso insomma, molto gentilmente dalla IUS, Pallavolo che ringrazio, per le partite. Quindi ci trovate il sabato pomeriggio alle 6:30 al Maccagnolo per la Serie C. Le altre squadre sono diciamo, un po' in giro per Arezzo, le palestre di Arezzo Centro, ne abbiamo avute 4-5 in concessione dal comune per alcune ore, quindi ecco, diciamo che gli altri match saranno disputati nelle classiche palestre insomma, che tutti conoscono qui di Arezzo. Ancora non sono usciti i calendari, quindi non sappiamo ancora bene i giorni e le palestre, però ecco, ci trovate sparsi per tutta la città. I numeri sono impressionanti perché considerando che un mese fa eravamo 0 iscritti, ad oggi siamo quasi 70-80 tra bambini in prova, bambini già che hanno fatto l'iscrizione, adulti, insomma, numeri direi molto interessanti che speriamo di continuare a crescere.